Poracci, bentornati! Siamo in dei giorni cruciali per Nintendo e il futuro di Switch e internet è letteralmente invasa da rumor e speculazioni su dei potenziali annunci da parte della grande N. Se tutti gli indizi, anzi speranze, sembrano puntare verso un probabile Nintendo Direct il 20 luglio, una recente scoperta sembra favorire l'ipotesi di un graditissimo ritorno, una serie storica che non vede un nuovo capitolo dal lontanissimo 2004. Prima di entrare nel dettaglio, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! È vero che tutti gli occhi sono puntati verso il brand di Mario, perché il 2020 segna il suo 35esimo anniversario, ma quest'anno cade la ricorrenza anche di un'altra importantissima serie della scuderia Nintendo. A spegnere 30 candeline sarà proprio F-Zero, il futuristico racing game che accompagna le console della casa di Kyoto dai tempi del Super Nintendo. Se il primo episodio riscrisse completamente il concetto di corsa adrenalinica, grazie anche all'utilizzo del Mode 7 che consentiva una grafica in simil 3D, fu con i capitoli successivi che la saga venne consacrata nell'Olimpo delle produzioni Nintendo. L'episodio per GameCube, F-Zero GX, sviluppato in tandem con Sega, rimane uno dei miei videogiochi preferiti per il cubetto viola ed è un peccato che, dopo alcuni capitoli esclusivi per il Game Boy Advance, la serie sia sparita completamente da radar. Molti di voi infatti conosceranno solo il suo protagonista Captain Falcon, uno dei personaggi storici del roster originale di Super Smash Bros, che è diventato a sua volta un volto iconico del picchiaduro pur essendo completamente decontestualizzato dal suo elemento naturale. Ora però sembra muoversi qualcosa in concomitanza del 30° compleanno della serie e proprio come è successo con Super Mario, è su Twitter che le cose iniziano a farsi interessanti. È stato scoperto infatti un secondo account privato gestito da @F0GP, così come per l'account @SuperMario35, anche questo profilo sembra essere linkato ad un'email gestita da Nintendo stessa. Questo perché se si provano a recuperare le credenziali di accesso, spunta fuori un indirizzo email che potrebbe coincidere con quello degli altri account ufficiali gestiti dalla casa di Kyoto. Entrambi i profili sono stati creati a marzo di quest'anno e sebbene non riportino contenuti né si possa affermare con certezza la loro autenticità, una storia simile accaduta quest'anno sul fronte Xbox ci può dare un'importante conferma. Infatti, dopo la comparsa di due profili Twitter dedicati a Perfect Dark e Fable, creati a marzo e giugno 2020, era stato proprio un impiegato Xbox a confermare che si trattasse di una pratica standard per assicurarsi la gestione del dominio delle proprie IP. Che Nintendo stia preparando un ritorno in grande stile anche per F-Zero? Oltre alla 3D Mario Collection, secondo voi possiamo aspettarci qualcosa che coinvolga Captain Falcon e soci? Per me, Poracci, l'hype è a mille e sono molto curioso di sapere se vorreste un nuovo episodio di questa storica serie. Io vi aspetto nei commenti. Come al solito lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, show me your rumors, ciao!